E grazie anche e soprattutto al vice sindaco Emanuele Cavallaro per l'introduzione e anche per l'ospitalità nella sala del Consiglio Comunale di Rubiera. Come ha già un po' accennato lui, come redazione di Cortocircuito, che è una web TV, un giornale studentesco indipendente di Reggio Emilia, anche come gruppo informale Giovani a Reggio Emilia contro le mafie, negli ultimi 3 anni attraverso cortometraggi, video inchieste, articoli e qualche evento, abbiamo cercato di portare avanti un progetto di sensibilizzazione sul tema delle mafie. Lo abbiamo fatto in modo autonomo, spesso però anche insieme ai percorsi di cittadinanza e legalità del consorzio Oscar Romero. Quest'oggi però iniziamo da L'Italia qua giù, un libro reportage scritto da Goffredo Buccini, che abbiamo il piacere di ospitare insieme a Maria Carmela Lanzetta. Maria Carmela Lanzetta oggi è sindaco di Monasterace, un paese di 3.500 abitanti nella Locride, in provincia di Reggio Calabria, però lei non è nata nella politica, i suoi nonni erano contadini, suo padre era un medico, sua madre una farmacista, dopodiché lei, dopo aver studiato al liceo classico di Locri, ha deciso di venire a laurearsi nella nostra regione, a Bologna, e poi il fatto che cambia alcune cose è nel 2003, quando il comune di Monasterace viene sciolto per infiltrazioni mafiose. Però allora Maria Carmela Lanzetta era semplicemente conosciuta come la farmacista del paese. Dopodiché nel 2006 diventa sindaco di Monasterace, un ruolo per cui sarà rieletta e riconfermata anche nel 2011. E quindi vorrei proprio iniziare da qui. Come è iniziata questa sua esperienza politica, o meglio dire questo suo percorso che l'ha portata a guidare un comune così complesso del nostro paese? Come esperienza politica, quasi per caso. Buonasera a tutti e grazie, grazie davvero per tutto quello che state facendo per noi. Diciamo che il coraggio di continuare ce lo date voi, con queste riunioni, con la vostra presenza, con i vostri messaggi, con i vostri doni, graditissimi. Ne ho appena ricevuto uno che penso che sia il più bello che si possa ricevere, la Costituzione della Repubblica Italiana. La ringrazio davvero anche per quello che ha scritto dentro e per il messaggio che mi ha mandato l'anno scorso. E io devo ringraziare tutti coloro che in questi anni si sono accorsi di noi, tra cui l'allora sindaco di Albinea, che mi invitò ad Albinea parecchi anni fa. Alcuni suoi consiglieri e alcuni suoi concittadini sono stati ospiti a Monasterace della Locride. Oggi le devo fare i complimenti perché è deputato della nostra Repubblica, quindi ci rappresenta tutti con onore. La provincia di Reggio Emilia si è dimostrata negli anni la provincia più aperta alle nostre problematiche. Grazie davvero per quello che siete, e lo dico assolutamente così, col cuore, perché meritate queste belle città, meritate tutto quello che vi siete costruiti. L'ho detto prima al vostro sindaco, c'è una differenza notevole tra la storia che ha purtroppo seguito la Calabria dal dopoguerra ad oggi, e la storia che invece ha seguito l'Emilia Romagna e il resto d'Italia sempre negli stessi anni. La nostra, diciamo che spesso, a parte il fatto che è una storia difficile, una storia di emigrazione, una storia di tanto lavoro, una storia di paure, una storia spesso di lavoro buttato al vento, come dimostrano tanti imprenditori calabresi che hanno dovuto chiudere, imprenditori ma non per la crisi di oggi, ma naturalmente per gli attentati che hanno subito. E invece la storia recente, quella di adesso, che è una storia di grande confusione, di grande grigiore. Mi è stato chiesto come sono arrivata alla politica. Io sono farmacista, ho una passione politica, l'ho sempre avuta da sempre, che significa attenzione per il territorio, e dal momento in cui ho deciso di tornare in Calabria insieme a mio marito, dopo aver vissuto in Emilia Romagna, aver vissuto a Milano, abbiamo deciso di tornare a casa perché pensavamo che ci fosse bisogno di giovani professionisti, di giovani con le idee diverse che avessero
acquisito, che avesse acquisito la voglia di vivere, soprattutto, quindi trasportare in quella che è la nostra regione la voglia del fare, la voglia di vivere. È da lì che nasce tutto, per cui ho una storia nelle associazioni, quindi bravi, in campo e continuate, perché le associazioni sono una splendida palestra. Una palestra di studio del territorio, una palestra di volontariato, e senza questo volontariato penso che l'Italia andrebbe molto molto male, anche in questo periodo che è piuttosto duro. E quindi mi sono trovata a fare il sindaco quasi per caso, perché me l'hanno chiesto, e me l'hanno chiesto soprattutto le donne del mio paese, per cui ho preso il coraggio a due mani, con grande slancio, grande passione, abbiamo formato una lista e abbiamo vinto le elezioni senza promettere nulla, perché non avevamo assolutamente nulla da conquistare, era soltanto una proposta, la proposta è stata accettata e allora siamo andati, insomma, abbiamo tentato di amministrare un comune difficile. Nel 2011 il paese era profondamente diviso, anche perché non abbiamo fatto nulla per piacere. E allora non abbiamo cercato consensi, abbiamo rivinto le elezioni con una lista in cui ci sono 5 donne. E dal 2011 diciamo che si è spezzato qualcosa con il mio paese. Qualcosa che ci ha tolto l'entusiasmo, a parte la crisi economica che ci sta distruggendo e non ci consente di assicurare quei servizi essenziali alle comunità che amministriamo, i tagli, tutte diciamo quelle norme da osservare che stringono i piccoli comuni in un angolino, per cui mentre osserviamo che la regione, la provincia, e parlo di quelle della mia terra, possono avere le professionalità adeguate, adesso non vado a giudicare in questo contesto quanto adeguate, però si possono, diciamo, gli amministratori si possono circondare di staff, si possono circondare delle personalità che ritengono adeguate per proseguire la loro opera amministrativa. A noi comune viene vietato per ragioni economiche di fare un concorso, di arricchirsi di quelle giovani figure professionali che necessitano per la conduzione della cosa pubblica, perché il lavoro di un comune è un lavoro di squadra, il lavoro di un comune è un lavoro a fianco a fianco con i dipendenti del comune, e se i dipendenti del comune sono stati negli anni assunti per favoritismo e senza le giuste professionalità, oggi che c'è una sfida forte e terribile, un piccolo comune come il nostro paga conseguenze che sono direi quasi letali, perché i finanziamenti europei e le nuove pratiche necessitano di personale fortemente specializzato e che deve stare al passo con i tempi. Per cui diciamo che in questo momento non c'è più quella. Per i primi 5 anni c'è stata una grande gioia nell'esercitare la funzione di sindaco, una grande libertà e anche una grande mia incoscienza. Negli ultimi 2 anni invece le cose sono cambiate, perché ho subito 2 attentati molto molto gravi e adesso vivo con la scorta, quindi questo mi porta a non avere più quella libertà di azione e di movimento che invece sarebbe necessaria in un sindaco, perché un sindaco amministra anche con spontaneità, con movimenti non coordinati, diciamo che deve un po' spesso seguire l'istinto, e questo in questo momento è un pochino precluso. Il libro è capitato, e in parte devo dire che il libro io lo trovo in moltissime parti molto poetico, e ha il vantaggio di aver raccontato all'Italia un'esperienza unica, quello di molte donne calabresi che, prendendo il coraggio a due mani, stanno cercando da punti di vista diverse e da posizioni diverse di ripristinare quelle che sono le regole, la legalità, e di controbattere quella che è la prepotenza mafiosa. Grazie, anche a qualche domanda ovviamente per Goffredo Buzzi.
Puccini. Ecco, vorrei chiedere proprio un dato che mi ha abbastanza impressionato: il fatto che alle elezioni comunali del 2001 a Monasterace si fosse presentata un'unica lista, cioè una sola lista elettorale. Come hanno fatto i cittadini a scegliere e esprimere la loro preferenza? E com'è possibile questo? Io quella volta votai scheda bianca, allora, perché non mi piaceva quella lista, non mi è mai piaciuta, ma diciamo che nel 2001 ci sono stati molti gruppi, molta politica, c'è stata una larga convergenza sulla mia persona, ma io non mi sentivo pronta ad assumere un tale incarico e un tale impegno, per cui io rifiutai e poi ci sono stati scontri, incontri vari e non si riuscì a costituire la seconda lista, però non è stato per presenza mafiosa, è stato soltanto praticamente quasi un caso dettato da grande presunzione, da grande disorganizzazione, il fatto che non si riuscisse a convergere su una serie di persone che andassero a creare la seconda lista, ma è stato un brutto momento. È un dato abbastanza eclatante, che infatti speriamo che non si ripeta più. E qui c'è il giornalista Goffredo Puccini, che nel libro L'Italia qua giù tratteggia un quadro molto ben ramificato, ma anche vivace, di una parte della Calabria, di alcune aree della Calabria che stanno cercando un riscatto. Vorrei chiedere qual è stata proprio la sua prima impressione, la primissima volta che ha messo piede a Monasterace. La coincidenza, lo diciamo prima, ce lo diciamo sempre, dell'illegale col brutto, nel senso che molte cose abusive e brutte sono illegali, quindi uno ha quasi la raffigurazione fisica, plastica, della presenza di un potere diverso da quello dello Stato, sostanzialmente. Mi veniva in mente, guarda, voi avete ovviamente regalato il più bel libro che c'è a Maria Carmela, e mi viene da ridere perché penso a quando l'ho studiato non pensavo che fosse un testo rivoluzionario da difendere con le unghie, pensate quanta gente lo vorrebbe far fuori questo testo. E però pensavo anche, guardavo i primi 5 articoli, e qui vengo al perché poi veramente parlare della Calabria, parlare di i primi 5 articoli e quanto poco siano applicati in certe parti del nostro paese. No, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita. In certe parti del nostro paese non è mica tanto vero, perché la sovranità appartiene spesso alle cosche. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. In certe parti del nostro paese, non solo nella Calabria, non è mica tanto vero, perché tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. È così secondo voi? No. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. No, bisogna andare col cappello in mano, non è un tuo diritto. La Repubblica, una è indivisibile, la Repubblica si sta dividendo, si sta sfasciando su una serie di questioni, di cui la questione legale, della legalità, è forse la principale. Quindi, sai, la ragione per cui mi è sembrato doveroso scrivere questo libro è che dentro a un'emergenza nazionale, l'emergenza calabrese sembra ancora più emergenza, sembra un'emergenza alla N. E quindi, perché deriva dall'idea che la Calabria sia terra persa, tu arrivi lì, hai un senso fisico, plastico, del fatto che hai veramente perso, forse hai perso le partite. Dopodiché, siccome il caso mi ha portato all'incontro con la Lanzetta, il caso delle dimissioni della Lanzetta e di una lettera aperta che ho scritto alla Lanzetta sul Corriere della Sera, che ci ha fatto conoscere. E poi l'osservazione, e quindi dalla Lanzetta al movimento delle sindache, e poi l'osservazione della forte concentrazione di collaboratrici di giustizia che in Calabria c'è negli ultimi anni, faccio qualche nome, forse ne parleremo dopo, la Garofalo, la Cacciola, la Pesce, e sono donne che decidono di rompere le regole della famiglia andranghetista in nome dei figli, e per amore, quindi, mentre la scelta di Maria Carmela, ma anche di sindaci come la Tripodi di Rosarno, è una scelta civica, cioè anche per amore, ma è dettata soprattutto, secondo me, poi lei ce lo spiegherà, soprattutto dal civismo. Beh, la scelta delle donne di mafia è una scelta di sopravvivenza dei figli, cioè il figlio maschio deve essere sottratto alla legge della faida o alla legge di andare a finire dentro alla galera, cimitero o galera. Questo ci porta a un paradosso, secondo me, da cui nasce il libro. Cioè, dall'idea che la sfida calabrese sia una sfida nazionale,
che una sfida nazionale di questo tipo possa essere una riqualificazione per il paese. Se le donne di Calabria riescono a incrinare il muro dell'Andrangheta, se l'Andrangheta dovesse perdere nel giro di un po' di anni la sua presa sul sociale, perché loro hanno anche il consenso sociale con questi maledetti, perché distribuiscono il lavoro, perché distribuiscono le cose che lo Stato non riesce a fare, le fanno loro. Ecco, se l'Andrangheta perde questa partita, signori, questa è una sfida nazionale che può essere utile a tutta Italia, a sentirci più insieme, a sentirci più uniti. Questa è la partita, è una partita che tra qualche anno, se noi non abbandoniamo la Calabria, le donne calabresi, questa sfida si può anche vincere. Di un primo sguardo di Monasterace, oltre diciamo ai fatti anche eclatanti, perché ci sono anche alcuni edifici incompleti nella loro costruzione, oltre sono rimasto abbastanza sorpreso nel leggere addirittura una torre medievale strangolata tra due garage costruiti nel 2004, pensate, fino al convento del X secolo che è stato tumefatto, sì, proprio tumefatto nella sua facciata, perché vi è stato costruito, mi sembra incredibile anche da dire, un gabinetto, oltre a tre parabole televisive. Nel convento del X secolo di Monasterace, anche un edificio di un valore storico, religioso, artistico, che potrebbe attirare anche turismo da altre parti d'Italia. Quindi come può reagire, che poteri ha per reagire un sindaco davanti a questa brutalizzazione del paesaggio e di ciò che la storia ci ha lasciato? Diciamo che parlare di questo per me equivale ad una condanna all'ergastolo da parte dei miei concittadini, però non mi rifiuterò mai di farlo, forse per il grande amore per la storia dell'arte che mi ha sempre accompagnato nella vita. Monasterace è fatto da una marina e da un centro storico, come la maggior parte dei centri calabresi che stanno su e giù, un po' al mare e un po' sulle montagne. Questo non è proprio sulle montagne, ma c'è questo centro storico che potrebbe essere unico nel suo genere, in quanto è a 3 km dal mare, su una collinetta, tutto racchiuso dalle mura del 1500, dalle torri angioine e da un castello al centro, le cui origini risalgono niente di meno ad un monastero bizantino. Quindi questo castello sarebbe il piano terra dell'anno 1000 e il piano superiore del 1004 e del 1005. Quindi considerare questo la chiesa invece del XIII secolo con una collegiata, ed è talmente grande che non era presumibile che un paese così piccolo avesse una chiesa così grande, e infatti questa chiesa era luogo d'incontro dei cavalieri di Rodi e dei cavalieri di Malta, che avevano scelto quel luogo nelle varie peregrinazioni tra Oriente ed Occidente nei suoi passaggi per la Puglia, quindi l'avevano scelto come luogo di riunione. E questa chiesa rappresenta anche un baluardo, rappresenta per due lati, si sostituisce alle mura. Allora, il non studiare nelle scuole queste cose, il non andare a riconoscere il valore intrinseco di queste, di tutte quelle che potrebbe essere la nostra ricchezza, è veramente molto grave. Comunque, io sono diventata sindaco nel 2006, non è per scaricare responsabilità, ma io tutti i balconi attaccati alle torri, tutte quante le finestre, tutti quanti i bagni appiccicati alle mura del 1500 le ho trovate già fatte. Quindi tutto il lavoro di sindaco è dire: non possiamo tirarle giù ancora, ma cerchiamo di farle finire una volta per sempre. Quindi una grande attenzione per il territorio, una grande attenzione per tutto quello che da quel momento in poi bisognava fare. E diciamo che l'anno scorso, quando mi sono dimessa, quando praticamente mi è stato chiesto cosa volessi, ho scritto soltanto che l'ho scritto al Viminale, l'ho scritto alla prefettura, che non chiedevo dei soldi, ma chiedevo soltanto di avere quel piccolo finanziamento che mi servisse per scrivere le regole del territorio. Quindi questo, diciamo che è anche un pochino, potrebbe sembrare banale, ma per poter preservare quei luoghi mi necessita poter
definire quelli che sono i piani urbanistici e quelli per mettere fine a questo scempio degli anni passati, che capisco è uno scempio che è dettato dall'estrema povertà, però è sempre uno scempio. La Marina invece sorge tutta sul mare Ionio. Tra la zona a monte e la zona a valle c'è un faro. Il faro è costruito nel 1894 e sorge sulle vestigia di edifici sacri dell'epoca della Magna Grecia. Al mare invece è l'antica città di Cauronia, che per fortuna non è stata costruita sopra. E poi c'è tutto questo resto di case lungo la statale 106 che ben descritto da Goffredo Buccini, quindi non aggiungo altro perché dice tutto. Anche lì il discorso vale da questo momento in poi, quindi proteggere il paesaggio, quello residuo, proteggere il territorio e poter definitivamente mettere fine a quella sorta di costruzioni senza fine e nemmeno completate. Ed è una cosa a cui tengo moltissimo, per cui mi sono attivata al massimo in questi anni, in questo ultimo anno, per poter arrivare finalmente alla fine di questo percorso, perché per me è veramente avere un motivo per cui sto facendo sacrifici per fare il sindaco, poter veramente definire quelli che sono e finire e chiudere quelli che sono i piani urbanistici, che sono il piano spiaggia e il piano strutturale associato. Il sindaco a Monasterace è molto particolare, tant'è che un giorno davanti agli occhi di Maria Carmela Lanzetta compare uno striscione con scritto "Sindaco, ridacci la dignità". Alcune parole che lette così potrebbero anche significare in modo positivo "Sindaco, ridacci la dignità che l'Andrangheta ci ha tolto". Purtroppo la traduzione esatta a noi non è questa, purtroppo sono linguaggi. Questo era un esempio per dire che alcuni linguaggi sono anche molto difficili da decifrare e a volte le minacce non sono neanche tanto esplicite, si celano tra il dire e non dire, per cui è difficile anche riuscire a decifrarli, a captarli bene, perché questo messaggio invece tradotto è un invito al silenzio, un invito a tacere, un invito a non continuare a parlare del suo paese in altre regioni d'Italia. Si coniuga un po' con chi pensa che i bagni sporchi vadano sempre lavati in casa propria, in questo caso nel proprio paese. C'è una frase che mi ha particolarmente colpito, che lei ha scritto dicendo: "In certi paesi più che la mafia sono le chiacchiere ad uccidere". Una frase forte, ci può spiegare il significato? Sì, è profondo, questa frase coglie nel senso il disagio di vivere e il disagio di fare l'amministratore, perché forse una costante che ci portiamo dietro spesso, noi che proveniamo da regioni difficili, è quello di sentirci stranieri in casa nostra e stranieri altrove, e quindi non riuscire a ritrovare quella che è l'esatta cognizione di quello che siamo, perché è come se fosse stato violato il senso di identità. Per cui la possibilità di cercare di stare bene mi rifugio nel fatto che mi sento profondamente italiana, punto, e quindi non identificabile con una precisa zona d'Italia. E allora, soprattutto durante la mia prima amministrazione, probabilmente per la non grande esperienza politica che io avevo, ho subito quelle che sono probabilmente delle ingenuità, cioè il fatto di questo chiacchiericcio continuo, di questo raccontarsi continuo, di questo trasferire cose diverse da questo pettegolezzo continuo che c'è in un piccolo centro, e questo ha fatto molto molto male a tutti gli amministratori, perché praticamente dopo un anno e mezzo che eravamo stati eletti già sono state bruciate due macchine di due amministratori
amministratori, ed è un qualcosa che ha creato uno spartiacque, ha creato un trauma, anche perché il caso non è stato risolto purtroppo, non sappiamo che è stato, per quale motivo sia stato, e allora è una cosa che mi pesa ancora, è avvenuto nel 2008, è una cosa che mi porto dietro, e allora ha creato delle fratture, e sono convinta che nelle possibili o strane motivazioni che hanno determinato questo gesto ci sia molto di quel chiacchiericcio continuo, di quello che io chiamo la polvere, come una polvere vulcanica che si deposita, ultimamente siamo stati coperti di polvere che proveniva dall'Etna, e allora come quella polvere sottile sottile che si deposita dappertutto e che è difficile respingere, ed è un qualcosa che è legato alla sottocultura, è legato un po' alla mancanza di impegno. Allora io cerco di spiegarlo così, anche perché mi è insopportabile. Capiamo. Qui abbiamo parlato in particolar modo di una donna, Maria Carmela Lanzetta, che insieme ad altre donne, anche attraverso, ci ha spiegato lei bene prima, l'associazionismo, ha deciso di dire un definitivo no all'andrangheta, però non è sempre molto facile, ci sono tante donne, come sappiamo, che purtroppo invece vivono oppresse dal silenzio dell'andrangheta. Secondo alcuni, certe donne non possono esprimersi liberamente, oppresse da una società andranghetista prevalentemente di stampo gerarchico e maschilista. C'è invece chi sostiene che certe donne all'interno dell'organizzazione criminale abbiano addirittura un ruolo dirigenziale, quindi ci sono opinioni divergenti, ecco, su questo tema. Qual è, Puccini, il ruolo della donna all'interno dell'andrangheta e come lo possiamo caratterizzare nelle sue diverse sfaccettature in modo corretto? Ma innanzitutto è un ruolo di custodia dei valori, e questo le rende così importanti, è un ruolo è una cinghia di trasmissione. Poi può esercitare anche una sorta di supplenza nel momento che gli uomini di famiglia vengono ammazzati o incarcerati, cosa che succede regolarmente, quindi a un certo punto la supplenza è quasi la normalità. Ma soprattutto l'elemento di valori, l'elemento di trasmissione valoriale è l'elemento probabilmente principale. La donna di Calabria è la custode del portato mafioso, nelle famiglie di mafia naturalmente. E, cito sempre, l'ho citato anche stamattina, la ninna nanna del malandrineddu, che è una ninna, le nostre mamme normalmente ci cantano delle ninne nanne dolci, diciamo, delle cose, dormi amore mio, eccetera. La ninna nanna del malandrineddu è la ninna nanna che le mamme dranghettiste, di famiglie dranghettiste, cantano ai loro bambini, e dice grosso modo, Maria Carmela, correggimi sulla pronuncia, hai da vendicare i tuoi patri, difendere l'onore della famiglia, eccetera, eccetera. Cioè, il primo valore trasmesso col latte è l'idea della faida. Questa è una condanna terribile, terribile, alla quale le donne di famiglie dranghettiste sono state costrette a sottostare per tanto tempo. Siccome, grazie a Dio, l'evoluzione non si può fermare né chiudendo una porta, e quindi in qualche modo, ragazzi, c'è la TV, c'è internet, c'è la modernità, arriva ovunque, più o meno velocemente, più o meno lentamente, qualcosa è cambiato anche lì. E questo qualcosa è devastante per la mafia calabrese. Perché le cosiddette pentite, le collaboratrici di giustizia, le testimoni di giustizia, chi sono? Sono figlie, mogli di mafia, figlie di famiglie mafiose, costrette o innamorate a 15 anni, a 14 anni di ragazzi di altre famiglie di mafia, cresciute dentro quell'universo, che decidono di rompere la regola dell'universo in cui sono cresciute. Lo fanno, ripeto ancora una volta, per i figli, con conseguenze spesso devastanti per loro stesse e per i figli stessi. La parabola di Lea Garofalo, che è forse la collaboratrice di giustizia più famosa, forse voi l'avete letta, conosciuta sui giornali, è una parabola agghiacciante, perché è la storia di una ragazza che ammazza il papà in una faida, lei appena nata, e che si sposa con un ragazzo di 'ndrangheta, cioè scappa con un ragazzo di 'ndrangheta a 12 anni, 13 anni, 15 anni, ci fa una figlia, e
Poi va con lui a Milano e lui diventa uno spacciatore, lui diventa un 'ndranghetista trasferito al nord. E tutta questa prima parte della vita si svolge secondo questo canovaccio. Dopodiché lui finisce dentro, lei decide di strappare. Porta via la figlia, si mette sotto la protezione dello Stato e qui comincia una lunga rincorsa nella vita di Lea tra i suoi carnefici, cioè il suo compagno, il papà di sua figlia, e lei che con la figlia scappa e cambia continuamente località. E cerca di sfuggire ai sicari che lui le manda, finché a un certo punto lui riesce a ingannarla, a raggiungerla, la fa sequestrare, la ammazzano. La figlia di Lea, Denise, ha 18 anni, capisce, sa quello che è successo, sta ancora un anno in casa col padre e con gli zii, giocando con i bambini degli zii, facendo finta di niente, finché non trova modo e forza di mettersi sotto la protezione dello Stato, diventa lei collaboratrice di giustizia. E diventa l'accusatrice del padre e dei complici del padre a un processo che si chiude con 5 ergastoli. Quindi Denise è la discontinuità, Denise è la Calabria nuova, è una Calabria che costa sangue, ma costa viscere, anima. Pensate cosa può essere per questa ragazzina una scelta del genere, cosa può essere stata la vita di questa ragazza, cosa dobbiamo risarcire noi a questa ragazza. All'alba di quel corpus domini qualcuna portò il vetril, qualcun altro alle spugnette dei piatti afferrati in fretta e al buio dal lavello di casa, molte straccetti e strofinacci intinti nelle bacinelle d'acqua e sapone, e si misero in fila così: Rosalba e Caterina, Rosanna, Margherita e Chiara, le donne di Monasterace. Davanti alla farmacia bruciata alle porte del paese, sulla statale 106, in mezzo al fumo e alla cenere che ancora avvolgevano ciò che il fuoco aveva risparmiato. Qua puliamo noi, le dissero. Ma io come vi ripago? Chiese Maria Carmela Lanzetta. Voi ci avete già ripagato, sindaco. Le sei del mattino del 26 giugno 2011. Ce l'ha già un po' accennato cos'è successo e come siete anche riusciti. Come è riuscita lei a reagire comunque a un fatto impressionante? Sì, è traumatico. E poi ogni volta che si legge veramente mi colpisce molto. Il 25 luglio, in cui ero stata a Locri alla riunione dell'Avis, perché sono pure socia dell'Avis, ero felice perché alla Casa della Cultura di Locri avevo parlato di donazione. E avevo sentito le parole del giudice Granteri di Locri, che aveva parlato di donazione e aveva anche parlato quanto la mafia non convenisse per la vita pessima che fanno i mafiosi, per la fine pessima che fanno loro, e soprattutto aveva parlato delle donne e della terribile vita che fanno le donne di mafia, delle famiglie mafiose. Allora io ero tornata a casa, era la sera del Corpus Domini, per cui ero stata pure fuori, perché nel nostro comune la Proloco prepara dei tappeti di fiori per il passaggio della processione del giorno dopo, quindi diciamo una serata di festa. Dormivamo, mio figlio se ne accorse, sono arrivati dalla finestra di dietro, hanno versato benzina, hanno incendiato e la farmacia si è distrutta in pochissimo tempo, ed è stato veramente un trauma molto brutto, anche perché svegliare mia madre anziana, farla uscire fuori di casa, sederci tutti sul marciapiedi è una cosa veramente umiliante. E così io non avevo intenzione di riprendere a lavorare subito, ma la mia famiglia mi ha costretta a riaprire il giorno dopo, per cui in un locale a fianco, grazie ai miei collaboratori farmacisti che lavorano con me, abbiamo rifatto tutta quanta una nota dalla alla Z, un medicinale per, e abbiamo ricominciato a lavorare. La profonda correttezza e il grande rispetto che abbiamo sempre portato ai nostri clienti e pazienti ci ha impedito di utilizzare qualsiasi cosa ci fosse nella farmacia che era stata parzialmente bruciata, per cui i medicinali sono stati tutti mandati in distruzione, perché io non avevo il coraggio di prendere nulla da riutilizzare vista l'alta temperatura che c'era. Non sono mai stata una buona commerciante, quindi vi ringrazio.
mi tengo solo una professionista tutto tondo, figlia di professionisti molto onesti che mi hanno dato dei principi da cui non posso derogare. Per cui da quel giorno, 27 giugno, abbiamo ricominciato tra mille difficoltà a lavorare. Nonostante la crisi che stiamo subendo, la crisi, le difficoltà economiche e quant'altro, un mio motivo d'orgoglio è stato che pur nelle difficoltà sono riuscita a non licenziare nessuno, e a questo ci tengo moltissimo. Sarete anche voi poi a fare delle domande sia a Goffredo Cuccini che a Maria Carmela Lanzetta, ma nel frattempo proprio a questo proposito comunque del cercare di capire chi comunque ce la possa avere con questo sindaco decisamente controcorrente, certamente l'organizzazione criminale, però andando su Facebook c'è anche un gruppo, si chiama Occupai Monasterace, che continuamente denigra l'operato di Maria Carmela Lanzetta, anche con insinuazioni molto pesanti, veramente alcuni episodi spiacevoli. Come accennava Emanuele Cavallaro all'inizio, anche appena è uscito il libro, non sono passate praticamente 48 ore che già è uscito un post che invitava a diffidare dai contenuti del libro. Anche qui spesso i messaggi non sono diretti ma sono filtrati, sembrava quasi in alcuni aspetti una critica vera, una critica semmai politica, per cui facendo sorgere anche dei dubbi, perché molto spesso non è neppure attraverso elementi sfacciati, marcatamente sfacciati, ma attraverso insinuazioni che sono davvero difficili anche da riconoscere e da distinguere, possono instillare comunque in tanti cittadini, semmai non tanto informati, il dubbio che poi può trasformarsi in qualcosa di ben peggio. Ma lei ha idea di chi vi possa essere dietro questo gruppo? Perché sono usciti anche alcuni elementi, anche alcune rivendicazioni. Lo seguo, ma in maniera discontinua ormai. Volevo leggerlo per sapere quali fossero le critiche dell'operato politico, perché io mi sono messa sempre molto in discussione. Allora, è bellissimo poter discutere per un amministratore come si sta facendo così, anche a ricevere delle critiche. E allora non sempre nella mia cittadina è possibile fare questo, perché magari se si fa una riunione di questo genere viene occupata completamente da persone che cominciano ad urlare ultimamente e gli altri non partecipano. Quindi diciamo che mentre nei primi 5 anni il rapporto era più normale, non so che cosa si sia rotto, e allora questo mi pesa moltissimo, perché ho invitato moltissime volte le persone di questo sito, visto che ho individuato chi è l'operatore principale, a venire a confrontarsi, ma è stato impossibile, cioè non è possibile confrontarsi, è sempre una grande accuse, grande contumelie, ma non è possibile confrontarsi, anche perché, come dicevi, il fatto del dubbio, spessissimo il dubbio viene a me stesso. Ma vuoi vedere che forse questa cosa non l'abbiamo fatta bene? Ma vuoi vedere che forse va corretta? Ma perché no? Cioè, un amministratore è una persona normalissima che cerca di fare tutto per il bene comune e per migliorare le condizioni di un comune che abbiamo già trovato in un grande disastro economico e strutturale. Per cui in questa affannosa ricerca, affannosa cammino e la ricerca di finanziamenti che ci potessero consentire di ristrutturare molte di quelle brutture che sono descritte nel libro ed altre, e nella ricerca affannosa magari di personale, può darsi che uno si sia perso un pezzo per strada, perché no? Confrontiamoci, magari se tu sei più bravo di me, vieni, mi dici e magari diventi un collaboratore con libertà di parola e con libertà di giudizio. Per cui la cosa che mi colpisce di questo di queste critiche Facebook è l'anonimato, il dileggio della persona, le accuse che vanno sul personale, e da quelle non riesco a difendermi.
e naturalmente il fatto che si viene continuamente dileggiati per diciamo quella scarsa manutenzione del territorio che purtroppo è dovuta a gravissimi problemi economici. Ma il motivo, credo, di maggiore contrasto nei miei riguardi è appunto il fatto che dal primo giorno in cui ho messo piede in comune ho voluto dire sia ai cittadini sia a tutti gli altri quelle che sono le difficoltà quotidiane dell'operare con molta umiltà e con molta normalità, e soprattutto in questa maniera dicendo quello che non va bene sia nel nostro comune sia nel nostro, diciamo, territorio. Io non credo di offendere né i monasteracesi né i monasterace, monasteracesi che fra l'altro mi hanno eletto nel 2006 e mi hanno ridato la fiducia nel 2011, quindi non vedo perché io dovrei mai averla con loro. Fra l'altro sono persone che conosco sia per la mia professione e sia per aver molto operato nell'associazionismo e anche nell'oratorio, in chiese e a scuola, quindi non vedo perché mai io dovrei andare ad offendere i miei concittadini. È soltanto che penso, probabilmente non sarò molto diplomatico e non sono molto brava come politico, penso realmente che se si parla di un problema è per superare quel problema. Se noi parliamo delle costruzioni abusive che insistono sul demanio marittimo e sul demanio dello Stato è perché voglio far capire a tutti quanti che queste cose ci sono state ma non devono mai più reiterarsi e mai più ripetersi. E allora probabilmente lo dico in maniera poco diplomatica, quello lo accetto perché non sono per niente diplomatica, probabile lo dica nel peggiore dei modi, ma perché non confrontarsi su questi temi e andare invece a queste vie traverse. Diciamo che lo striscione che mi ritrovai il giorno della festa della patrona di Monasterace Marina, il giorno della processione, che c'era anche la processione a mare, era dovuto ad un lavoro pubblico che ha avuto dei problemi, la famosa piazza, e poi il ridarci la dignità era riferito a un controverso da parte loro articolo su Vanity Fair da parte della giornalista Imma Vitelli che io non ho mai smentito. Ecco, da qui poi abbiamo anche la possibilità di allargare i nostri fronti di interesse, perché Goffredo Guccini è un vero esperto di 'ndrangheta non solo al sud ma anche al nord, già che infatti già nel 1993 ha scritto O mia medda Madonnina insieme al giornalista Peter Gomez, in cui analizza la presenza delle mafie nell'interland milanese. Qual era la situazione negli anni 90? Era già tutto più o meno scritto quello che sarebbe successo nei 20 anni successivi, nel senso che l'infiltrazione della mafia calabrese segnatamente nella provincia di Milano era già molto forte, in parte aiutata dalla dissennata legge sui soggiorni obbligati, perché noi gli abbiamo fatto un grande favore a sta gente con l'idea, e lo Stato italiano fa delle cose deliziose, con l'idea di isolarli abbiamo creato delle ambasciate della mafia nelle terre che mafiose non erano. Quindi era visibile già allora, alla fine degli anni 80, quindi 90, in zone come Rozzano, come San Giuliano, cioè tutto l'Interland di Milano era permeato da interessi di mafia. Del resto lo stesso Carlo Cosco, cioè il compagno di Lea Garofalo, di cui vi ho detto prima, sale su al nord e si piazza, occupa con i suoi fratelli, occupa fisicamente un palazzo al centro di Milano, e da lì spacciano eroina, lì addirittura divampa in viale Mondello, quindi nel centro, una piccola guerricciola in cui c'è una guerra per il controllo dello spaccio di droga del centro di Milano fatta dal compagno di Lea. Quindi è già molto molto forte presente l'infiltrazione di 'ndrangheta, ma è anche molto forte, tu mi citavi il libro, sei stato molto carino che l'hai pizzicato, non lo ricordo più, insomma, era molto forte anche l'inquinamento della politica già allora, insomma, come una certa finanza milanese fosse già permeata da un certo tipo di capitali, mi vengono in mente storie come quelle di Rapisardi, come quelle di Dell'Utri, la vicenda di Mangano, il mitico stalliere eroe,
E agli atti giudiziari già in quegli anni, l'abbiamo trovata con Peter negli atti giudiziari, non è che l'abbiamo trovata in cielo, e quindi era tutto scritto, era tutto sotto i nostri occhi, tutto quello che è successo successivamente. Ecco, lasciami dire una cosa su una cosa di cui avevate prima parlato, cioè i lenzuoli, i siti e quant'altro. La mafia è un potere vile e non ama prendersela con persone, con gli eroi, quindi nel momento che se la deve prendere con qualcuno sente il bisogno di delegittimarlo prima. Pensate a storie molto grandi e terribili che grazie a Dio non c'entrano con noi. Quando colpirono il generale Dalla Chiesa, il messaggio che passava è: si è rincoglionito. Il generale si è rincoglionito perché stava con una donna giovane, quindi si è rincoglionito, va in giro così e quindi l'hanno ucciso per questo. Falcone era quello che si teneva le carte nei cassetti, quindi sì, era un po' sporco, quindi l'hanno ucciso per quello, chi lo sa. La mafia, prima di prendersela fisicamente con qualcuno, e se la prende con qualcuno come ultima istanza, perché poi in genere preferiscono fare gli affari loro, cerca di distruggerlo sul piano dell'immagine, cerca di colpirlo sul piano dell'immagine pubblica. In Sicilia si dice mascariare, i siciliani sanno che vuol dire sporcare la faccia. Loro quando ti hanno mascariato o ti tolgono di mezzo perché ti hanno mascariato ben bene, quindi tu non puoi più andare in giro, oppure se continui proprio a insistere, beh, insomma, allora è tua responsabilità, pensa loro, insomma. Grazie. Insomma, una logica un po' però un po' particolare, che però ha fatto sì che il fenomeno per tanti anni purtroppo comunque è stato ignorato, sottovalutato fino diciamo a pochi anni fa, quando purtroppo ahimè esplose, quindi ora è anche difficile diciamo combatterlo efficacemente. A questo proposito mi permetto un attimo, ormai siccome siamo arrivati qui un attimo all'Andrangheta al nord, non so se va ad Enrico Bini, per sindaco di commercio, preferisce, posso? Ok, nulla? Ok, no, perché Enrico Bini è stato uno dei primi che ha denunciato l'autotrasporto, soprattutto alcune compagnie che sempre di più si sono radicate nella nostra città, con sempre più mezzi, offrendo spesso prezzi al massimo ribasso, anche grazie complici gare al massimo ribasso, e insomma riuscendo anche ahimè ad entrare in alcuni cantieri pubblici, perché come sappiamo l'Andrangheta non guarda in faccia a nessuno, va dove ci sono occasioni di business, e ahimè o per fortuna comunque nella nostra regione, nella nostra città ce ne sono tante, e insomma comunque lui è stato uno dei primi comunque a denunciare questo. E ecco, a proposito dell'evoluzione comunque dell'Andrangheta al nord, lei prima diceva la storia di Lea Garofalo, però ci sono altre storie di persone che dicono no all'Andrangheta, però pagando caramente, dovendo lasciare la propria terra e spesso andando a vivere una vita segreta con un'altra identità in regioni anche del nord Italia, in località segrete semmai, dopo che secondo gli indranghettisti, voltato le spalle a ciò che dovevano rispettare. Che storie sono? Sono tante storie anche molto di donne, ma anche di uomini di indranghe, sono storie che non conosciamo, perché sono storie che sono state messe giustamente sotto silenzio, sono storie di italiani che decidono di rompere quella legge, di rompere quel rapporto con l'organizzazione. Tenete conto che uno dei grossi problemi è lo scarso aiuto che ancora oggi noi riusciamo a dare alle persone che fanno questo tipo di scelta. E penso ancora una volta alle donne calabresi. Lo Stato non riesce ancora a sostenerle economicamente come dovrebbe, e queste donne si trovano spesso prese in mezzo tra uno Stato che non le aiuta e una famiglia che toglie loro i soldi e i figli, e quindi non hanno spesso altra scelta che ritornare indietro, e ritornare indietro a quel punto significa una condanna a morte quasi certa, con un mezzo di morte che spesso è
acido. L'acido come simbologia, ne parlo anche nel libro, come simbolo di purificazione dal peccato del tradimento, peccato che si lava perché ti ammazza un tuo parente, perché se tu vuoi mantenere intatto il famoso onore della famiglia, la famiglia si riscatta perché il boia diventa tuo fratello o diventa una persona comunque a te cara. Quindi quando tu te ne vai al nord cercando di finire sotto copertura tranquillamente, ci sarà sempre un tuo parente che ti cerca per farti fuori. Tongues are twisted, good in us, all we know that's too